Ora, che succede ora, non te lo so dire. Ora, d'ora in poi, la faccenda la figlio un'altra piega, capito? No, perché io me ero già un po' anche catafasciato coglioni, se tu mi permetti, quel discorso di... Ma lei, mi ferma per la strada, dice, ma lei è il liutaio? E io, sì, sono un liutaio. Sì, ma lei è quello che su YouTube la bestemmia. Porca mano, è vero, è bestemmia. La bestemmia è un intercalare. Mi sembra che l'hai detto delle cose più o meno sensate, al di là di che uomo essere d'accordo o meno, che tu ti lamenti solamente che ho tirato moccoli. Se tu ti lamenti solamente che ho tirato moccoli, c'è qualcosa che non quadra. O tu non capisci nulla. Allora, violoncelli. No, dicevo, per ritornare al discorso dell'esperienza, se fatto in sala registrazione, no? Siamo andati in sala registrazione professionale, tu vedrai filmato, c'è tutto. Filmato. Allora. C'è proprio veramente... No, la sala di registrazione era una cosa... Questa è il cazzo, eh. Di dove viene questa? Chi l'ha mai visto questo? Mo. La sala di registrazione è una sala spettacolare. Si vede professionale, per musica classica, per tutti i tipi di musica. Veramente... Dopo si può vedere il filmato. E si è fatto le prove. E ora tutto quello che era, diciamo... un'idea nostra, secondo quello che si diceva in giro, tutto quello che era un'idea nostra ora c'è, è nero su bianco, tanto semplice. È veramente una cosa che mi ha lasciato sbalordito, guarda, io ti giuro, sono rimasto veramente sbalordito. Ma che secondo? C'è il grafico, lo vedi proprio la differenza con la modifica e senza la modifica. Io veramente, no, non si è montato, no, ci si era pensato, infatti anche con quello della sala registrazione aveva detto, dice, ragazzi, portate un registrogramma perché se no qui... E ci si è pensato, ma il musicista è opinabile come tutte le cose, capito? C'è della gente che non gli piace nemmeno a caso. Porca miseria. C'è della gente non mi piace nemmeno a cazzo, cosa li porti? Cioè qui ci vuole delle cose obiettive, capito? Non... Non puoi dire ho portato a cardo, se no la gente non ti sta a criticare la qualità, diciamo, dell'esecuzione da cardo. O a sentire o ascoltare la materia, che ci ne sarebbe bisogno di riscontri oggettivi da far vedere, capito? Ma guardate il martello! E sicché si è fatto una cosa diversa, con un diapason là, 4,40, si è fatto la prova, al violino senza modifica, fatto varie prove, appoggiato il punto centrale dove ci appoggio il ponticello, tutto a posto, fatto una decina di prove, poi andate dietro, aperto il violino, fatto la modifica, messo la modifica, poi siamo andati a rifare le stesse cose, un'altra decina, 15 prove, hanno preso, visto, no, quando tu picchi tu puoi picchiare più forte, partendo, diciamo, dalla stessa potenza in decibel iniziale, quindi, diciamo, era proprio equiparabile nella maniera più oggettiva possibile, e si è fatto tutte le prove e si è visto che con la modifica teta non solo c'ha un aumento, diciamo, di decibel di potenza dalla partenza, proprio, cioè, quell'altra perde subito 5 decibel, ma a parte quello, perché non era una questione di potenza, è una questione di qualità di emissione da parte della cassa, c'è un'elevata, diciamo, più le armoniche sono più alte, cioè vedi proprio c'hanno più riprese armoniche.
E poi dopo la durata della vibrazione proprio del colpo, ma è di 30 secondi più lunga. È una cosa proprio... Oddio, io lo sapevo, noi si sapeva, si era fatto le prove a orecchio, voglio dire, siamo mia lì, come dice il cretino di Bersani, a scaccolare le chiocciole. Però siamo anche gente che l'orecchio si sente, capito? Che io ero sicuro, ma non avevo la riprova, ora c'è anche la riprova. E ora? E ora che succede? E ora succede che tutti quelli che hanno riempito la bocca a dire che non è possibile fare delle innovazioni nella liuteria dopo 300 anni, e ora dire che e dovranno ricredersi. No, la variazione, no, ferma, la variazione è oggettiva, quindi è nero su bianco. Poi certamente se gli dà un violino che suona perfetto, una bella modifica teta fatta bene, gliela dai a un cane, perché il problema di fatto, cioè tutti ce l'hanno con gli utai, no? Ce l'hanno tutti con gli utai, cioè gli utai, capito? E vendano, vogliono fanno commercio, cioè questo non è il mio caso perché io faccio solo produzione, però c'è cioè, quelli fanno furbini, capito? Poi, sarà anche vero, io non lo metto in dubbio. Il problema di base però è che i musicisti a suonare non c'è gli utai, capito? E c'è musicisti. E gli è troppo comodo dire, ma sai, lo sai, non mi ha messo bene l'anima perché non sei stato in grado di eseguire un pezzo in maniera decente, capito? No, te lo dico per dire, perché guarda, per trovare due musicisti della serata, siccome si voleva dei professionisti, capito? Noi si è avuto un'infinità di richieste, capito? Sono io, però questi intendevano venire lì, capito? Suonare, invece poi sanno che c'è. Molto probabilmente, non lo so, io dovrebbero venire, cioè ci sarà Rai 3, sarà la televisione, saranno ripresi, ci saranno 50-60 persone a ascoltare, loro soli, quindi non è che sono dentro un'orchestra, il 95% di quelli che avevano, se erano fatti avanti, ti tratto bene, ti piglio pochi soldi, tutto il resto, hanno ringambato, chi con una scusa, chi con un'altra, chi è tutto lì. E poi chiaramente ci toccava fare lo scalino superiore proprio anche da un punto di vista economico, ci toccava prendere delle persone che giustamente da buoni professionisti, da bravi professionisti, gli è piaciuta la sfida di suonare degli strumenti che non sono loro, perché non è facile nemmeno convincere un musicista a esibirsi, venire a provartelo, sono tutti bravi, però a esibirsi diciamo dopo una settimana che ce l'hanno in prova davanti a un pubblico, la cosa la prende un altro aspetto. E infatti non a caso se per un po' a trovarli, perché tutti quegli altri appena hanno visto quello che c'era da fare, quello gli ha fatto a fare, ha cominciato a fare così, e quindi si è trovato, no, io sono più che soddisfatto, non ho problemi. Allora questo siamo a posto, e questa roba per violoncelli per il Giappone, capito? Con la cosa obiettiva sono più tranquillo. Io lo sapevo da me, però sai, è valido sì come me, no. Con la prova obiettiva, musicisti bravi, la serata poi, la villa, una villa del 500 è stata affrescata alla fine del 600 da questo Meucci, è veramente una chicchina, e ci sarà tutta la stampa specializzata, musicisti. Gli usai se vogliono venire, a qualcuno l'invito gliel'ho dato. Ma sai, la modifica è brevettata, per carità, io poi dopo, tanto sarà tutto nero su bianco, verrà dato il catalogo, verrà dato la brochure, la gente l'avrà presente a un prete, è un libro praticamente, è un libricino in cui c'è spiegato tutta la storia della modifica, ogni cosa, per cui la cosa poi dopo diventa pubblica, non è che ci si nasconde tra il coso. Però insomma, gli usai non, cioè, ci interessano in quanto, nel senso che... come colleghi, come cosa, gli usai amici certo che si invitano, perché non si devono invitare, però sai, è un po' limitata la cosa, più che altro se commercianti, ditte, fabbriche, musicisti, questo sì, ma altri li usai, insomma, nei limiti. E insomma, andiamo a vedere se ci ha mandato la fotografia l'apota, ci ha mandato la fotografia da schianto, e siamo andati dai Dreoni, cioè no, era andato a comprare le corde per il mandolino, se toccare, metti a posto il mandolino a un mio amico, il mandolino del suo nonno. Sì, e allora vabbè, che era un amico, come faceva, non gli potevo mica dire di no. E allora siamo andati,
siamo, erano in viaggi noi, e venuto l'apo, mi ha detto, cioè, senti, ho bisogno di andare a cercare dai dreoni per regali per Natale per il bambino, no? Insomma, per roba di questo tipo. No, in realtà non è, sarà andato a vedere per trovare una telecamera per fare una cosa introspettiva dentro agli strumenti d'epoca. Insomma, e la passare c'era costruita da carnevale, insomma da carnevale, sì, da ultimo dell'anno, così c'era un cappello di Napoleone, sai? Sono arrivato io, me lo sono filato un capo e là poi chiaramente ho fatto subito la fotografia, sì, almeno per la mia gente di grullo, non ha, l'hanno già detto per carità. Comunque, Napoleone, Napoleone, Napoleone.